Raggi di sole, come va? Allora, che ci dite? Ci siamo, abbiamo già un pubblico. Ce l'abbiamo? Ma sì, direi di sì, dai. Mazza, siamo 100, più di 100. E cresceremo. Cresceremo molto. Come va? Questo lunedì abbiamo deciso di tenervi compagnia nella nostra consueta diretta, che però oggi sarà a tema culinario. Per chi non sapesse, culinario vuol dire che relativa alla cucina. Relativa alla cucina. Veramente, un linguista. Veramente, quasi un semi... un esperto di semiotica. Sì. Come vedete abbiamo una regia strutturatissima, no? Ora la sistemiamo, però siamo sui fornelli. Un po' schiacciata, però. E qua ci siamo noi. Ci sentite bene innanzitutto? Oggi abbiamo pure fatto la controlliamo spesa. Se l'audio è buono. Prego. Vediamo se è tutto a posto qui. Vediamo, ora sentirete un po' di ritorno perché... Esatto. Ancora così qua, siamo in Honduras, appena si attiva. Saluto da Gino Carota, è arrivato il solito martellatore che bloccheremo presto, cioè se scopriamo come si fa. Sì. E quindi dicevamo, oggi che cosa andiamo a cucinare, Claudio? Cosa ci prepari? Allora, oggi il nostro sale, innanzitutto perché la telecamera va così a scatti, porca puttana, è il solito... Allora, andiamo a vedere perché la telecamera ci dà le grane. Dramedy. Allora, non si sa, vabbè, boh, chissà. Perché va a scatti? Ma non va a scatti. Ora non più. Forse boh. È stato un attimo un problema di linea. Chi lo sa? Non è più a scatti, forse. Diciamo, Claudio, per cosa ci prepari questa sera? No. Cucinerà lo chef. Lo chef. Ristoratore. Aspetta, vado a bloccare subito questo Johnny A. Che ha già rotto il cazzo. Che ha fatto? Sta scrivendo la stessa cosa. Ci sta la Roma, ragazzi, lo sappiamo che c'è la Roma. L'altra volta c'era l'Italia ed è stata tipo la diretta più seguita, quindi, del palinsesto. Andiamo in conto tendenza. Vediamo come andiamo. Ecco. Aspetta, vado a bloccare subito questo Giammia. Mi sembra fatto bene. Che ha già rotto il cazzo. Che ha fatto? Sta scrivendo la stessa cosa. Buono l'audio? Forse è questo? Ci sta la Roma, ragazzi.
L'altra volta hai fatto, non ti ricordi? Hai lasciato quello in camera? Sì, 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 no, ora ce n'è solo uno che entra. Mi sembra un po' gracchia, però, no? Gracchia? No, un pochino. C'è un troppo alto, lo abbassiamo un po'. Esatto, se non è così è perfetto. Ok. Vedi, siamo anche cresciuti. Allora, blocchiamo questo. Blocca! Perfetto, vale. Subito un atto di prepotenza. Aspetta, mi sono bloccato solo il messaggio, volevo bloccare proprio lui. Proprio la persona. Un attimo, eh? Un attimo. Stasera mi fate girare le scatole. Oggi non le manda di, chiamo pure le guardie. Non vedete così, eh? Chiamo pure le guardie. Si è matto, non vedete così. Aspetta, allora. Stai facendo? Ha bloccato il nostro canale. Sembra sui limiti. Segnala, rimuovi. Come faccio? Un attimo, eh? Blocchiamo un attimo questo rompicazzo. Sta continuando poi. Rimuovi. Ma così elimino. Elimino solo prova, un messaggio. Prova a selezionare. Metti utente in timeout. Esatto. Adesso tipo pallanuoto. Ti fai, è stato sospeso. Ti fai 2 minuti a bordo. È stato sospeso. Allora, dicevamo, Claudio, che cosa cucineremo questa sera? Allora, questa sera cucineremo, grazie all'orto della suocera, esatto, di Sandro. No, cucineremo. La nonna. Faremo un'orecchietta, le cosiddette orecchiette con le cimitire. Una versione romana dell'orecchietta con le cimitire. Infatti, volevo parlare pugliese tutta la diretta. Oggi, se ci fate una donazione, oggi vi ringraziamo in pugliese. Quindi, orecchiette con i broccoletti e. Volevamo comprare i carciofi, ma non li abbiamo trovati. Non è stagione, abbiamo capito. E ci sarà una piccola entrea anche, no? Abbiamo anche preso un vino. Un vino lo vogliamo mostrare. Preferito di Sandro. Questo a me, secondo me, è molto nessuno buono. Sta facendo un guarda che carino, innanzitutto. Nessuno. Guarda. Guarda che bottiglia. Vedi? Ma che cos'è? Una ricetta? È una ricetta medica. Si chiama Una al giorno. Ma vedete bene, guarda. Che carino. Cioè, vedete, è come una ricetta proprio. Questo, vedete, un vino naturale. Guarda, è carino, c'ha il tappo con la cera vacca, con la cera, per dimostrare che ci vogliono 40 minuti di diretta solo per aprire la bene, quindi oggi ci vogliono 40 minuti per pulire le cose. Poi ci vogliono la pulire tutti, perché questa è una diretta verità, non è che noi potevamo preparare la linea. Il piatto già pronto. Invece abbiamo scritto fino a poco fa, abbiamo fatto una fruttuosa call e adesso ci mettiamo a pulire i broccoletti. Cioè, esatto. Si metterò a pulire i broccoletti. Esatto. Così imparerete quindi anche a pulire i broccoletti, giusto? Allora, qua c'è un altro che si è collegato da un altro account, mi sa, il nostro Johnny. È fortissimo. Guardate, vai, vai qua. Vai. Così blocchiamo subito un'altra persona. Intanto comincio, se no. Allora, eccolo qua. Va bene? Metto un occhiale. Messo, via. Posso capare. Bloccato, la Sandro sta capando i broccoli. Guarda, questi diretti da... Ciao dalla Svizzera! Guarda, diretti dall'orto. Guardate che roba, ragazzi. Adesso ne prendiamo un po', così a sentimento, a occhio. Esatto. Vediamo un attimo. Se vuoi farti inquadrare da là, allora, io ti cambio la camera. Ma questa luce la vuoi o non la vuoi? Vediamo, fammela. Perché così ce l'hai. Ma se a te serve puoi metterla, se no non è necessario. Non necessariamente. Allora niente. Andiamo avanti. Vedete, c'è questa telecamera sui fornelli. Esatto. Inizio presto vedremo che cosa succede. Degli strumenti di lavoro. E intanto Sandro prende i suoi strumenti, la sua strumentizzazione. Strumentizzazione. Strumentale. Oh, ciao ragazzi. Un altro spammer, esatto, ma l'abbiamo bloccato, abbiamo imparato a bloccare. Senti, che cosa ci scrivono i nostri amici? Io vi faccio subito una stellata, così non mi rompete più, scherzo, no, che scherzi, falla, comunque con 200 stelle pretendo che veniate a cucinare anche da me, tra l'altro scusate ma dobbiamo resettare, ci ha mandato 200 stelle, chi è Sara? Ma che be' Sara Zera, Sara, come no, grazie, mai. Grazie Sara, ricordi? Quindi diventa la nostra top donor di oggi, certo che mi ricordo, guarda un po', aspetta che modifico la nostra, yeah. Un attimo che devo modificare il top donor se Streamlabs decide di non bloccarsi. Sara Zerlia con i suoi 2 euro dovrebbe essere. Circa, sì. Grazie Sara, guardate che robetta. Questo è per te. Oh, grazie. Senti che profumo. Io lì. Madonna mia, pazzesco. Si sono stati cotti pazzeschi. Tipo 3 ore fa. Inizio già a salivare. Ormai sono decata, se scrive Sara, sì, a belli. Questi là
potremmo anche dire che... aspetta, c'è un sacco di account questi, questo c'è un sacco di account, non lo blocchi più, bloccato anche lui, yeah. Allora, senza Sandro e Cusina mori di fame, scrive, è vero, è vero. Che dici, basteranno? Io sono totalmente ignorante, no? Allora, in materia, questi poi là a te dovrebbero ricordare che vengono detti broccoletti, ma anche friariella, questo non dovrebbe un po' ricordare la parola friariella repulcenella. Meta, sei fortissimo, gli scrive Paolo. Troppo buono, Paolo. Ciao Cicci, vi seguo sempre da Miami. Lorenzo, invitaci. Queste mettiamo via che per le prossime due settimane. Guarda che altra roba che c'ho. Che c'è? Un sacco di roba. Una splendida verza. Iceberg. Ah, verza, non è iceberg. Una verza. Poi, poi c'è un pezzo forte. Pezzo forte, vediamo che cos'è. Vediamo. Dimmi se sei pronto. Vai. Qui c'è un meraviglioso cavolfiore. Ecco, già a me non piace, però. Il cavolfiore non mi piace. E poi c'è un'altra cosetta. Se andiamo a fare lo Sputnik a San Marino, se c'è Umberto Max. Ahi, c'è. Un finocchietto. E poi... Buono. Questo ci fai un pinsimonietto. Buono. E poi questo che... Veramente, guarda che carino. Che cos'è? Questo è un radicchio striato, guarda. Ah, mezzo rosso e mezzo piano. Guarda che carino. Pazzesco. Pensavo fosse sporco tipo di vino. No, ma è un po' schiavo. Mazza, che giro. No, io so che era usata. Sa, ne è arrivata una. Ma che cos'è? Una challenge, questo salutare? Okay. Blocchiamo tutti, ragazzi. Quello è il problema. No. Io? Non sai che faccio. La cima di culo ci scrive, sì. No, non fare. Tanti saluti dalla Bosnia, ci scrive Maurizio. Saluto alla Bosnia. Infatti, più che broccoletti, li chiamerei friarielli. Grandi wagyu. Quando volete salsicce e friarielle, siete benvenuti. Ehi. Grazie, Giovanni. Grazie. Saluti da un barese che vive in Germania e che sta in depressione perché non può mangiare quel ben di Dio. Mi raccomando, fatene buon uso e rispettate le tradizioni. Eccoci qua. Faremo del nostro meglio. Come vedi, noi la prendiamo. Facciamo vedere là, c'hai la telecamera là. Qui mi vedi, no? Guarda, guardati. Eccoci qua. Facciamo una piccola incisione qui. Più. E tiriamo su, vedi? Oh. E rileviamo che regia, ragazzi, che un regia. Po' più coriacea, e questo andrà avanti per circa 2 ore e mezza. Guardate come taglia, che ci vuole un po'. Sfondiamoli di stelle, così arriva la scritta a nero. Ecco, ragazzi, a tal proposito, che cosa sono le stelle? Se siete, se siete su Facebook, potete vedere vicino ai commenti ci sono le stelline. Potete mandarci delle stelline per supportarci. Noi con queste donazioni compriamo delle cose. Abbiamo già comprato il microfono con cui stiamo facendo questa live. Soprattutto che è questo qua. E abbiamo già comprato una ring light, abbiamo comprato la webcam, facciamo il microfono per il set. Ora, come vedete, i nostri nuovi due obiettivi sono la lavagna elettronica per il nostro brainstorm, per scrivere sempre più nuovi episodi, seriali e non, e la scritta al neon mini mend che vorremmo mettere nell'ufficio di là, no, non in cucina, di là. Intanto Sandro, no niente, se è uscito dall'inquadratura, sta pulì le cime di repa. Quindi se siete da Facebook potete mandarci le stelline, quindi contribuirete alla nostra scritta al neon. Se siete da YouTube potete darci delle donazioni e contribuire alla nostra lavagna elettronica, che come vedete ha una cifra importante. Simone, grazie per aver condiviso il nostro stream. Ciao ragazzi, un saluto da Bari, ma la differenza è che io col cazzo vado in Germania. Scelte di vita. Sandro, che stai cucinando? È buono, Sandro. Stiamo facendo delle orecchiette con le cime di rapa. Scusate le spalle, ma... Anche dette orecchiette con le cime di rapa. Non sono poi precisamente cime di rapa, perché le cime di rapa, ricordiamo che hanno la rapa sotto terra e escono cime. Sono broccoletti, friarielli, dai. I friarielli. Perché non è ancora stagione di cime di rapa. Esatto. Non sono ancora uscite. Grazie Luis che ci segue su Twitch, perché ricordiamo, siamo anche lì con un social appena aperto, quindi con dei numeri molto più contenuti, però ci proviamo, siamo ovunque. E però vedi, vado sempre più veloce. Giacomo ci scrive, ciao ragazzi, ciao Giacomo. Au, ci scrive Music. Siete grandi, grazie Giacomo, grazie. Guarda Sandro, qui, guarda qui. Ti sto inquadrando. Fammi un primo piano. Guarda qui. Questa è la cimottina proprio, guarda, no, che vedi? Carina. Questa, pazzesco. Quando c'è quella è la parte più buona.
Pazzesco, non si smette mai di imparare in cucina con Minimed. Ma questo vino lo vogliamo aprire? Mo, prima fammi almeno qua questo, perché è la parte più noiosa, più lunga. Un saluto dall'Abruzzo, una regione molto poco considerata, non è vero, io adoro l'Abruzzo. Se apriamo il vino mo, poi non c'è basta. Ah, dici? No, un calice, un bicchiere. Mo te lo apro, dai. Luca Di Cagno ci scrive: nello sketch sulla marijuana, quando state in auto a mangiare hamburger, chi state citando? Ma lì è, citavamo, a parte c'è una battuta di pare sui Simpson proprio, però citavamo, sì, di solito il classico cliché di film americano col poliziotto in appostamento, no? Stanno le ciambelle, con il dog, no? Una bibita, qualcosa. Stanno lì e insomma... Sì, esatto, era più un cliché che una citazione, esatto, specifica. Ciao grandi, siete fortissimi, grazie Ares. Ma si fuma quella? No, non credo si fumi, no, la, no, il broccoletto. Ci possiamo provare, ma non, no, credo. Credo sia... un abbraccio da New York City, guys. Andrea, invitaci. Abbiamo questi fan continentali. Mi piace che questo canale ormai è internazionale. Sì, eh? Sì, sì. Possiamo dire? Sì, sì, da ovunque ci seguono. Ogni tanto ci sono queste donazioni in questi coni che dobbiamo andare a vedere. Spesso franco svizzeri, franchi svizzeri, dollari australiani. Gli chiede se mentre cucina lo fa con l'interpretazione di Borghese. Ci chiedono: donate, ragazzi. Se donate, Sandro cucina come Borghese. Qual è il problema? Ieri sono andato a mangiare un posto che ha vinto 4 ristoranti. Dove? È un paesino assurdo. Che puntata era? Che ne so io. Come immaginate, l'ho viste tutte. Si chiamava Ciccio qualcosa. Buono? Ciccio Gusto, tipo. Molto buono. Sì. Botto di tartufo, botto di porcini. Ah. Buono, buono. A me vanno meglio qua. No, no. Le cime resinose, no. No. Non quelle cime. Sì. Le cime. Un'altra cosa. Le cime di repa. Posso unirmi a cena con voi, scrive Letizia. Se ci organizzavamo prima, volentieri, ormai siamo organizzati così. Ormai siamo partiti. Non abbiamo posto. Sandro, stasera mi piace un altro che sta continuando a scrivere le stesse cose. Ci dobbiamo bloccare, Clea. Sandro, stasera mi pare Adelmo Lusi e lo sta scrivendo a manetta. Perché avete questa moda? Noi vi blocchiamo, ragazzi. Se volete rompere le palle a chi vuole... Uè, Miccolis! È arrivata la stella più bella del firmamento! Cristian Micco ci ha mandato 340 star e si aggiudica il top donor di oggi. Presto delle tante novità, Cristian. 3,4. Quindi, quanti sono 340 star che Cristian ci tiene che siano l'importo di euro preciso? Dicci quante star sono, Cristian, così mettiamo... Quanti euro sono 340 star, così mettiamo l'importo giusto. Esatto. Ma siete persone scure o oscure? Ci scrive Umberto Max. Scusa, no, sono oscura. Ah, sono 5,99 euro, quindi decisamente è il top donor di oggi. Tra l'altro, ragazzi, il nome di Cristian lo vedrete presto nei nostri video, perché poi vi diremo bene. E Sol Lillo, no? C'è scritto Ale Master, non ti chiami Lillo. Ricordate, nella ricetta pugliese vanno anche le acciughe e la mollica sfritta. Ma Claudio, no, ragazzi. Ma la mollica sfritta, tanta roba, ce l'abbiamo? Non la posso fare. La mollica sfritta mi piace sempre. Vuoi fare questa cosa? Mi piace, l'apprezzo. Aspetta che è finita la quarantena dei giorni, io devo ribloccare. Nascondi utente dal canale, se no. Ah, i messaggi che studenti erano nascosti. Ciao Gianni, fiate l'under culo. Cavolo, avete fatto un cazzato davvero. Voi lo vedete buono e caro, vegano. No, ma perché? Ma che problemi hai nella vita che devi scrivere sempre la stessa cosa a manetta? Non ho mai visto si arrabbiato. Saluti da un barese in Germania. Ma già c'hai scritto, no? C'è un altro? Mi state facendo venire la depressione perché non posso mangiare le mie orecchiette. Mi raccomando, rispettare la tradizione. È sempre lo stesso, sì, va bene. Ci ha tenuto a ribadirlo, va bene, Michele. Ci proviamo. Non sono proprio... Come vedi, non è che abbiamo preso quelle surgelate, ma... Freschissime. Non sono proprio le cime di rapa, come ci viene a presidente Sandro, ma ci proviamo. Chi si amico? Ma il nome del top dollar non è cambiato. C'hai ragione, Cristian. Scusa, ho lasciato Saretta. Scusa, Cristian. Scusa, eccolo qua. Cristian Miccolis. Yeah. Grande. Scusami, è vero. È vero. E video migliore del canale ci chiedono. Sandro, che dici? Ma poi è personale. Ognuno c'ha... Non lo so. Non lo so, che dici tu?
A noi di base ci piacciono quasi tutti, perché se li scriviamo, poi certo ci sono alcuni che li rivediamo montati e diciamo: ma è venuto proprio bene. Di solito sono quelli che vanno peggio. Quelli che una volta montati pensiamo: guarda che bel video, sono quelli che vanno peggio. Quello là che prendiamo in giro i ristoranti, quello mi piaceva molto. Qual è? È quello che dice: il tagliolino fa un tuffo. Ah, per... sì, quello andò pure bene. Sì. Quello andò pure bene. Molto carino. Complimenti da sempre, gran gusto, ci scrive Alessio Marini, grazie. Fratello ingiustamente carcerato. Ecco qua. Buffo. Fumavate molto da adolescenti? No. No. Io né Sandro siamo mai stati grossi fumatori. Qualcosa io mi facevo, però... Tutto così. Sono sempre roba leggera. Però no, mai comprata per me, per dire. Sempre scroccato qualche fumatina. In più, mo che mi trovo, vi stiamo seguendo col mio ragazzo. Potete dirgli che lo amo? Chissà che da voi faccia un altro effetto. Ti ama. Ti ama. Fammi vedere chi. Ti ama. Cazzo, ti ama. No, dov'è? Aspetta che è tornato il matto. Io chissà che da voi va più effetto. Maria Russo, fidanzato di Maria Russo. Ti ama, Maria. Ti ama. Con una cosa, guarda, mi sblocchi qua, che riblocco il coglione. Ti ama veramente tantissimo. Un attimo che riblocco l'imbecille. Ah, ma qua io vedo, ma la dignità ci ha donato 10 euro e amico. Manda tutti a casa Matteo, eh? Che eroe. Matteo! È ritornato? Matteo! Matteo, vici di più di te. Rimanda a casa. Ma dove sei? Matteo, vieni a mangiare con noi. Aspetta, stavo lasciando pure qua il nome di nuovo. La dignità. Le. Qui già sto risistemando. Grazie Matteo, grazie veramente. Lavoro, eh? Un attimo che blocco il coglione. Ecco qua, ma insulta. Via. Guardate, oh, ciao, così, ciao. È così mite che avete fatto diventare una bella. Immagino questo imbecille che sta creando tutti i nuovi account per scrivere questa cosa. No, oh, vedi, poi gli utenti pure, hai rotto il cazzo, te lo dico io dove te la metto la carota, dicono giustamente. Ieri ho mangiato un piatto di carbonara e due di genovese. Complimenti, Roberto, complimenti. Te la vado a fare. Maria Russo scrive, grazie, cazzo, vi adoro, figurati, per così poco. Ora qui diamo la pulitina. Quando c'è l'amore... Ah, vediamo Sandro che combina. Diamo la pulitina, vediamo. Ah, no, sta pulendo il... Sta sempre. Pulendo il banco da lavoro. Si lavora sempre puliti e ordinati. Sono di Treviso, ma un aereo lo prendo volentieri, dice Matteo. Va bene, lo organizziamo. Magari veniamo noi a Treviso, però. Dai. Fassi la magnata. Ovviamente ti offriamo noi. Magari. Qual è il piatto tipico di Treviso, Matteo? È vero. Non lo saprei io. Nemmeno io. Fammi borghese, Alessandro, scrive Stefano. Donate, ragazzi. Donate e faremo quello che... Non esiste, anche gratis. Belli miei, che cucinate? Ci scrive Not Hot. Yes. Orecchiette con broccoletti. Sciacquare. Saluti da Latina, siete grandi. Ciao Stefano. Ordiniamo il sushi? No, assolutamente no, Gaetano. Buonasera, sono Massimo D'Alema. Mi ha fatto più ridere del dovuto. Buonasera, sono Massimo D'Alema. vi adoro belli. Grazie, Gaeta, grazie. Allora, avete mai provato la carbonara con la carote? Gaetano, grazie, anzi scusa, Gaetano, grazie della donazione. Hey. Ma veramente, che con queste 100 star, vi adoro belli. Ma noi adoriamo te, Gaetano. Non sei il top donator, però ti adoriamo, grazie. Beh, sono passato al sardo. Mi è piaciuto, infatti. Ah, raga, che ne so, adottato, ci lavoro a nord. Ah, che ne so, sono adottato, ci lavoro a nord. Vabbè, lo saprei qual è il piatto tipico di Treviso, avrei mangiato un po', no? Iscrivetevi al canale. Che fa dire, eccezionale. Io sto lavando, eh. Sta lavando, Sandro, sta lavando. Guarda che posso usare finalmente. No, guarda che robetta. Quanto lo so mio. Pazzesco. Sì. Che professionista. Boh, lo riuserà tra qualche mese.
Allora, che ci scrivete qua? Sempre sposto un po' di regola verso Sandro. Magici, Jacqueline, ciao Jacqueline. Troppo frizzante una sera ambientata in un bar dove si serve dell'acqua troppo frizzante, molto carina. Perché ogni volta che fate una live sono in bagno? Sarà la sindrome non lo so, della cagata in diretta. Questi pure conciliamo. Stimoliamo la peristalsi. La diuresi. Ma stai mangiando una vacca? No, no, sì, no. Il gesto è quello, però sta pulendo la verdura. Sandro, che ci hai messo in quelle orecchiette che poi Claudio si trasforma in un vampiro in trippone? No, 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 perché? Ma ragazzo della lavastoviglie, no, ma che c'entra? Sta a lavare la verdura, che fa? Lava la verdura della lavastoviglie. Forse pensava che stesse lavando i piatti, no, sta lavando. Direi che il risotto al radicchio va alla grande ed è anche ottimo, ci scrive Matteo. Quindi a Treviso il risotto al radicchio. Ah, è vero, il radicchio trevigiano. Magari la prossima volta fanno un bel risotto. Vorrei. Anch'io voglio il lavandino del barbiere in cucina. Del barbiere? Non è del barbiere. Che vuoi scusare? Ah, no. Dici che sembra quelli quando si fanno lo shampoo. Elisa Benedetti scrive via d'oro. Canna fasciola per spiccia a casa, grazie. Oh regà, diccelo Lorenzo, che succede? Ha scritto, oh regà! Che accade? Che te sei perso? Quando se la fa la cacio e pepe? L'abbiamo fatta la prima culinaria la cacio e pepe. Una vegana e una normale. Vai. Mazza ragazzi, siamo tanti, comunque dovremmo farle più tardi le dirette. Vero? Che sono di più. Magari le persone staccano da... Il fatto è che poi magari se le fa mai 19 e una cena, possiamo andare a cena. Esatto. Vabbè, ma alterneremo. Risotto, radicchio, noce e gorgonzola ci scrivono. Probabilmente parliamo ancora delle ricette trevigiane. Spaccato una pentola per 10 euro di donazione, molto di più, almeno 100. Cavolo. Vabbè, ce la ricompriamo. Ah, dicevo sì, per gusto. Alessà, come va col CrossFit? Ci scrive Davide Urbano. CrossFit, diciamo che non è che faccio proprio CrossFit, mi permetterei mai. C'è un mio amico Alessandro che mi segue. Mi alleno diciamo al suo box e c'è un mix diciamo CrossFit funzionale. Quando lo facevo io mi prendeva per il culo, ora invece lo fa anche lui. Vabbè. Siete grandi, se lo fa il milanese imbruttito un film perché non voi? Ma lo faremo, l'hai visto com'è? Luca Di Cagno scrive CrossFit par de palle. Lui? No, non è Luca. Chi? Luca Di Cagno. E Luca chi dovrebbe essere? Luca come ti segui? No, ti chiamo Alessandro, ho detto. Però ti seguiva pure Luca. Luca mi seguiva? No, ti faceva il nutrizionista. Ma quello è Luca un altro? Infatti poi devo stare attento che se il nutrizionista si collega poi ti metto l'olio. Non lo inquadriamo. Allora. Ma che vivete insieme? No, però siamo vicini. No, ma in progetto. Oggetto perché? Perché? Non ho detto niente. Allora, adesso che facciamo, Cla? Perché non organizzate un incontro di box con Cicalone e Franchino? Ah. No, raga, noi abbiamo la sveglia. Esatto. Vai un po' più là, devo aprire la lastrina. Vai, va bene così? Non ti muovere. Il milanese imbruttito visto ieri, inguardabile, ci scrive Enrico Morici. Perfetto. Bene. Ma perché non trovo una pentola? La trovi? No. Fate un minuto di silenzio per il Fridays for Future, non so cosa sia. Il milanese imbruttito visto io ho già letto e sti cazzi, lui Alberto mi scrive così a buffo. Trippa, la gradisco. Allora adesso noi mettiamo un po' a bollire la nostra acqua, dove poi cuoceremo insieme, vedete? Una bella pentola. Cuoceremo prima i nostri broccoletti, poi li scoleremo e all'interno della stessa acqua cosa succederà, Claudio? Cuoceremo la pasta e la stessa acqua dei broccoletti che sarà insaporita, sarà un'acqua verde, vegetale. Alessandro non vede l'ora di mangiare o sbaglio? Scrivono come sempre, come ogni maledetto giorno. No, ma chi non vede l'ora di mangiare, ragazzi? Presentatemi una persona che non vede l'ora di mangiare.
Bella, già. Ragazzi, io stasera però voglio raggiungere questa scritta al neon, eh? Quindi vedete un po' che dovete fare. La lavagna questa sera. La lavagna magari, ecco, non è ancora il momento, però... Però la scritta al neon, ragazzi, se siete su Facebook, veramente, manca pochissimo. Fateci fare la prossima diretta con sta benedetta scritta al neon. La abbiamo stasera, subito. Così, del botto. La via. Non lo so perché quella è personalizzata, magari ci vuole un po' per farla. Ma però... la ordiniamo, dico. Però sì, cazzo. Siete fan di The Seeker? Beh, se sei tu il nostro fan lo sai. Eccoci qua, qui mettiamo la nostra acqua a bollire. Vai. Vediamo. Adesso va. A tromba, vai. Che va un po' scattinello. Questo è il wifi. Strano. Vedete, come vedete, l'ho messo là. Nel suo. Vediamo se riesco. Questa cosa a farla un po'. Eccolo qui. Così bollirà prima. Tipo di risoluzione personalizzato. Oh mio Dio, si è chiuso tutto? Adesso... Aspetta un attimo, qua non capisco. Okay. Finita la diretta? No, no, no. Ma che sta, rovescia la mensola? Sì, no, no, poi qua è giusto, non ti preoccupare. Una cosa di regia. Sì, sì. Adesso okay. È il momento che aspettavi. Perché ora è tutto enorme qua. Aspettate un attimo. Ti prendo. Uno. Aspettate un attimo, cosa sta succedendo. Aspettate un attimo, l'avevo messo gigantesca, ma anche i bicchieri giusti. È diventato enorme questa cosa. Un pochino da rosso. Oh, eccoci qua. Non ho ancora sciacquatina. Eccoci qua. Peccato che si è ribloccato. Allora, cosa stai combinando? Non capisco, non capisco. Che è successo? Per ora teniamo questa telecamera. No, stavo sistemando la regia, ma va un po' a scatti, credo dipenda da wifi o da qualcosa di simile. Però è strano, eh? È strano. Lo pago profumatamente quel wifi. No, infatti magari non è il wifi. Chissà cos'è. Ah, il solito sabotaggio. Questo qui. Vabbè, comunque non è grave, non è grave. E adesso andiamo ad aprire la nostra celavacca, giusto? Vai, apriamo la bomba, come dice sempre. La bomba. Una bella fella di carne, dice. No, Claudio. Sandro Maggiore Benedetta Paroli, scrive Lorenzo Napoletano. Fammi un po' Benedetta, c'è stasera? L'avrebbe già scritto. No, spesso ci segue, possiamo dire? Sì. Lo rivendichiamo. Benedetta fatta in casa. Adesso spesso. Bisogna ci dona. Vedi, questa meravigliosa celavacca ci vorrà un'ora. Vai, perché un'ora? Spieghiamo. Perché non è facile. Ci deve essere stato un down di internet perché vi siete dimezzati improvvisamente. Che è successo? In che senso? Ricresceva, ricominciava a Roma a giocare, che è successo? Ale... Con la camera 2 si vede la pomessa, e vabbè, non stacchiamo sulla camera 2. Dai. Ma da bere nulla, sì, Mirko, stiamo aprendo il vino preferito di Sandro. Ci vuole un po', ci vuole un po'. Complimenti, dai, gran gusto, ci scrivo. Ma da bere nulla, scusate, ci sentite, ci vedete bene, comunque sì. Sciabola sta spada, sciabola sta bottiglia, Sandro, sì. Allora, la sta aprendo. Aspetta, devo di nuovo bloccare. Oe, Sara! Vedi, sciabola sta bottiglia, Sandro ce l'ha scritto donandoci 100 stelle. Vai. Sara, ma questo non ci sta facendo veramente una grazie, Sara. Sera, come dicono i baresi. Sera. Mi sblocchi qua che allora, che blocco. Non se vuole avanti. Blocco il bastardo qua. Madonna, no, così no. Il figlio di puttana? No, troppo. Ecco qua. Non me lo fate arrabbiare. Dove? Nascondi utente dal canale. Ciao, caro. Dai, col vino dell'Eurospin, no. No, Davide, abbiamo preso un vino. Un signor vino. Vino naturale. Un vino naturale. Ora, Sandro, piace i vini naturali. Non fidatevi di Davide Urbano, è un bugiardo. Chi è Davide Urbano? Così a casa. Ah, fantastici, buon appetito, scrive Elmar Junior. Grazie. Scusate, che questa scritta 200 volte, sto coglione. Bella Boiseri, bello tutto, ma quando si mangia? Ci vorrà un po' oggi, perché comunque abbiamo la verdura fresca, abbiamo il vino e ci vorrà un po' da lì. In più c'è da dire, non è che a Sandro gli do una mano, io sto qui a parlare, a fare l'Amadeus della situazione. Però oggi abbiamo scritto un nuovo video, possiamo dire, Sandro? Molto carino. Abbiamo scritto un nuovo video di Capodanno. Tema Capodanno, ragazzi.
L'altro giorno l'abbiamo scritto di Natale. Tra l'altro, colgo l'occasione per chiedere se qualcuno di voi ha un casale vicino a Roma dove si possa girare questo video. A tema. Fatecelo sapere, faremo anche una storia a riguardo. Però voi fatecelo sapere. Bella per voi, scrive Yolo Hawk. Che è successo? Perché è stato sto problema a iniziare a Roma, Sandro, tu che conosci? No, Roma 20:45. Quindi c'è stato averlo tipo 140, ora sono 86. Io avevo molto cazzo. Vabbè, magari stanno a mangiare forse. Ma un cannone come aperitivo non ce l'abbiamo, Luca. Non ce l'abbiamo. Forza, regà, certo gente mi direbbe che gli fosse levato internet, lo so, Matteo, lo so. Ma... attenzione. Per fortuna esiste il blocco, esistono gli strumenti. Ma nella live c'è lo strutto? No. Nella live non c'è lo strutto. Però abbiamo aperto il vino, ragazzi. Adesso devo fare in modo che i pezzettini di questa cazzo di ceralacca non vadano. Vediamo se... vabbè, siete un po' scatti sta telecamera. Non c'è ora niente da fare. Si dovrebbe vedersi meglio. Ma prove. Stanno salendo. Siamo 90. Dicevamo, abbiamo scritto questo nuovo video, lo gireremo poco prima della sua uscita. Come sempre. Con l'acqua alla gola, ragazzi. Anzi, questa sera col vino alla gola, che ci siamo. Oh, bella raga, scrive Cristian Cabiddu. Bella Cristian, bella per te, da scisore. E questi sono i nostri calicetti. Oh, guardate quanto sono grandi. Andate belli. Enormi, vedete la mano è così? Lo togliamo. Sono molto grandi, io dovrò spaccarli. Davvero. Vedete che Claudio adora spaccare i bicchieri, sì, è tipo la cosa. Lo stringere. Forza, adesso gli abbiamo detto tutta la sera, lui poverino, lo vorrà rompere il bicchiere. Ma basta che lo tengo per lo stelo e non dovrei. Lo stelo è un fiore. Non dovrebbe succedere. Allora... e le fregne, ci scrive Social Roberto, non ci sono, noi non campiamo di fregne, noi campiamo meglio senza fregne. Ed eccoci qui. Guardate, rifai vedere l'etichetta che è molto carina, vedete? Una piccola ricetta. Una ricetta. Sembra proprio per mandarci al medico. No, nessuno ci ha pagato per questo vino, ma se fra i monti volete pagarci... noi volentieri prendiamo anche delle casse. Così compriamo la lavagna elettrica. Questo è un merlot in metodo, con metodo naturale. Grazie, chi assaggia? Vado a servirlo. Sandro, vero uomo di cultura gastronomica, a differenza tua, Claudio. Va bene, prego, se vuole. Io mi mangio tutto. Magari lo facciamo un po' ossigenare. Lo facciamo un po' respirare. Molto corposo sembra, perché andiamo un rimane poi sulle pareti, no? Cosa inventi? Vero. Adesso andiamo un po' all'esame olfattivo, magari, Claudio. Più inclinato. Così? Così, guarda. Proprio se vuoi fare cosa? Lo prendi, no? Fai di così. Mazza, è molto buono l'odore. Fai così. Molto, quasi orizzontale, quindi. Vedi, così, obliquo, quasi orizzontale. E te lo vai a annusare, vai. Solo per fare scena. Ragazzi, ma perché anche con il mic nuovo non sento grosse differenze d'audio? Non senti differente? Staremo usando di nuovo l'audio del computer? Adesso poi dovrebbe dirmi se va bene. Sì, un attimo. Devo rimanere qui. Un attimo, vediamo, sì, un attimo. Che lo prevede proprio il protocollo del sommelier. Gestisce, scusi un attimo. Risolviamo questa input, mettiamo il road. C'è il road. C'è? Sì. Lo spero bene. C'è. Disabilitato, scusate un attimo, eh. No, ma c'è il road. Magari... questo lo... come ci sentite? Vediamo un attimo, scusate, forse stavamo... vedi un po'? Stavamo di nuovo con l'audio vecchio. Chi lo sa? Ma l'ho provato a sentire. Facci sapere, Matteo, se ora ci senti meglio. La bevi con il naso, scrive. Esatto. Facci sapere, Matteo, se ci senti bene adesso. Vediamo un po'. Tentiamo, eh. Ora c'era un momento in cui non si sentiva, è normale. Scusate.
Ti pare peggio? Oh no? Uguale. Stiamo ammazzando gli spettatori in questo modo. Meglio prima, dicono. Uè, Giacomo, grazie a Sara. Grazie, Jacob, per la donazione. Perché oggi siamo baresi. Quindi era meglio prima, dite? Rimettevo quello di prima, ragazzi. Che vi devo dire? E qual è? Quello che non è il microfono. Meglio prima. Che abbiamo comprato a fa? No, no, mi sa che a quel punto era il microfono. Ah, non lo sappiamo. Non lo sapevo quale. Dispositivi di input. Rompo. Che palle, ragazzi. Non capiamo veramente cosa succede. Non abbiamo nulla. Giacomo, grazie ancora. Ma mi ci stai donando un sacco di stelle, Giacomo. Non ce ne siamo accorti. Oh, assaggi sto vino. Guarda. 50, 50, 50. Quindi 100, 200, 300, 400. Ehi. Ho trovato il tasto per donare, grazie Giacomo. Buono. Quasi tostato. Tostato? Tostato. Come, ti piace? Molto. La nostra Sara ci scrive: ciao giovani, alla prossima vado a far dormire la puma, mangiate e bevete anche per noi alla prossima, però un brindisi me lo merito. E facciamo un brindisi a Sara Zerlia. La nostra Sara. Una delle... nostre top donor. Grazie Giacomo che sta continuando. Guarda come vuole comprare lui la scritta a Neo. Grazie. Non ti fermare Giacomo. Dobbiamo fare i conti qua perché mi sa che è il top donor Giacomo. Senti che roba. Questo poi piano piano mo tra un po' si apre. Cambia anche i profumi. Giacomo, mamma mia. Grazie Giacomo. Facciamo un attimo un conto di Giacomo qua. Adesso. Allora, 100, 200, 300, 450 star. Forse non è ancora il top dollar. Adesso. Ma ci puoi arrivare. E ci sta per far comprare la scritta Neon. Visto che abbiamo aperto il vino, no? Come va? Sì. Adesso andiamo a fare un piccolo... Ci laviamo le mani. Aspetta, andiamo a fare un piccolo aperitivo, no? Ah, un'ape. Quanto sono importanti le api per il nostro genere? Mamma mia, ragazzi. Audio input. Allora, l'audio input. Un attimo, vediamo qua. Ragazzo, il device è il Rod. Ok. Testing. No, senza testare. Monitoraggio e output. Dovrei aver attivato l'audio input. Ci sentite bene adesso? Ora sicuramente ho messo il Rod. Sicuramente ho messo il Rod adesso. Lo avviciniamo magari. Numeri 1. Vino rosso fa buon sangue. Bravo. Sempre detto. Oh. Aspetta, magari basta avvicinarlo al microfono. Scusate, è bello dalla diretta. Oh, ecco qua, magari ora è più vicino, mi sentite bene e tutto quanto. Torniamo a noi. Innanzitutto grazie Giacomo Vella, ci hai donato un sacco di star e veramente ragazzi la scritta al Neon come vedete qua sotto è vicina, manca veramente poco, forse un paio di euro addirittura. Allora, vino rosso fa buon sangue, bravo. Numeri 1, Giuseppe Goia ci scrive. Non sapevo come altro fare, ci scrive Giacomo Vella, per quello ci ha donato 50. Grazie mille Giacomo. Grazie Giacomo. Grazie a Sara che ci ha salutato. Scusate ragazzi, c'avevamo un attimo dei problemini tecnici. Dan ci scrive: bella raga, buona cena anche se un po' in ritardo. Io abitando in Alto Adige, insomma estremo nord Italia, abbiamo orari da ospedale. Cena ore 7:30, già finito. Claudio, quartiere spagnoli. noi orari spagnoli mangiamo un po' più con calma. Penso no? Anche i quartieri spagnoli mangiano tardi. Dici? A Napoli si mangia quanto abbastanza ti manca la tantissimo. Claudio, mangi i broccoletti, però il vino non lo rifiuti. Perché le due cose sono correlate. Questo è pure naturale. Naturale. È buono, molto particolare. Buono, eh? Siete belli, grazie Ale Master, grazie. Troppo Claudio, bello. Cambia audio.
Fa rima? E raga, ma come mai mangiate così tardi? Perché abbiamo lavorato, abbiamo scritto un nuovo video fino a poco fa e ora ci siamo messi. C'era pure da pulire la verdura che richiede un po' di tempo, quindi un po' ci vuole, dai. Ci voleva un po' di tempo, ecco. Fatemi sapere se ci sentite bene adesso. Ho attaccato il microfono, ho avvicinato, dovrebbe essere. Allora, qui attenzione. Oh, che succede? Attenzione. Che succede? Mi sembra di vedere che qui qualcuno bolle. Oh, bolle, vedete? Roberto bolle. Quindi prendiamo il nostro sale grosso e andiamo a salare la nostra acqua dei broccoletti. Non vorrei soffrire di allucinazioni, ma adesso mi sembra meglio l'audio, scrive Matteo. Vedete come sala i broccoletti, una manciata di sale grosso e via. Tre pizzicate, dai. Tre pizzicate di sale grosso. Quindi andiamo a levare l'acqua. Leviamo l'acqua. Gli ridiamo. Da. Sta facendo anche il pane bruscato per la. No. Per le briciole. Lo penso ah, no, per l'aperitivo quello, ok. Lo pensi tu. Ok. Microfono ok, ma video si interrompe ogni 2x3. No, perché ragazzi? Davvero? Ma a me si vede bene. Quanti sono? Sono 54 vedi, in effetti. Sono poi. Ci sono problemi alla rete. Ma che ciao, fai? Ciao Leonardo Cannarella. Boh, ma mo stanno ricrescendo. Non lo so, saranno problemi dei soliti YouTube e Facebook down. Infatti da Facebook ci scrivono il video, si interrompe ogni 2x3. Adesso qui... Grande regà, sempre il meglio, grazie Giovanni Piazza, grazie. Un attimino. Abbassiamo la fiamma. Andiamo a buttare i nostri broccolini. Andiamo. Vedete? Se ti scansi un po'. Vai. Andiamo andate. A mettere i nostri cibetti. Oh, avvicino anche con la telecamera. Adesso li vedete molto voluminosi, ma diminuiranno. Diciamo sì, così. Perché poi nella pentola si ha lo strumento, sì, vedete? Guarda che roba, va! E li tiriamo giù, poi abbiamo gli altri. Oh. Il broccoletto fa un tuffo carpiato e diviene racondo al contatto con l'acqua bollente. Se volete vi spedisco una boccia di verdicchio. Vai Enrico, scrivici su Instagram e mannaci tutto. Diamo tutte le coordinate. Esatto. Adesso questi li alziamo e li facciamo fare. Ma. Finché non saranno teneri. Pazzesco. Ok? Pazzesco, ragazzi. Qui come stiamo? Pazzesco. Dici che il video quindi si frizza ogni tot. Chissà perché, come ragazzi. Come mai? Chissà perché. Forse aspetta, mi scrivono, qualcuno mi dice. Qualcosa. Qualcuno ci dice qualcosa. Che ti scrivono? Corrispondenza. Non è morto tutto ora. No, come è morto tutto? Chi l'ha scritto? Una persona fidata. È morto tutto. Qua però siamo live. Che figata il forno a gas con le manovole illuminate. Qui vedono. Hai visto? Sandro è da sposare. Così non ti sbagli, capito? Sai sempre quale è accesa. Sandro è da sposare, dice, quindi dicevate, no? Un attimo. Ehi, c'è qualcuno addirittura, però sono diventati 34, cioè qua succede palesemente qualcosa. Un saluto da Napoli. Quanto ci manca Napoli? Bella fortezza, ci passava a meditare. Ci fate sapere ragazzi che succede, sono di nuovo 51, non capiamo che succede qua, noi non abbiamo toccato niente. Però io comunque dal cellulare internet ce l'ho a tromba, quindi internet funziona. No, no, ma sarà un problema tipo di... De quando fammi in diretta non so. O del suo programma, non lo so. Perché questa cosa? Chissà, chissà. Fateci sapere che Sandro è la mamma che tutti vorrebbero, scrive Davide. Troppo buono. Ma voi siete quelli in cui l'altro con la pelata sì. Fammi vedere la camera da letto, sì, posso dormire sta, no? Perché? Guarda la puzza. Ah! La puzza, il forte profumo. Te la sposi mi fia o non me la sposi, scrive Luca. Ragazzi, fatemi sapere se ha laggato qualche secondo, quindi ora dovrebbe essere risolta. Speriamo. Sì, frate, ora si vede tutto ok. Ora siamo in una bolla. Vabbè, chissà che è successo. Vabbè, beviamoci su. Aspetta, devo ribloccare uno, mi dai il telefono.
Adesso c'è 2000 account. Ok, ripartito. Un attimo fa si era frizzato, no? Ok, ok. Chissà perché. Un attimo, devo bloccare il coglione di turno. Qui cosa facciamo? Andiamo a girare i nostri. Aspetta, andiamo a ricordare. Allora, mamma. Bruschettini. Perfetto. Ciao caro. Si è frizzato ancora, no? No? No, però lo sto vedendo adesso, non è frizzato. No, semplicemente mi ero fermato io perché stavo... Siete bravissimi, grazie Claudio. Grazie. Non si è frizzato, non si è frizzato. Ripartiamo. Insomma, vabbè, quindi... Chissà da che dipende, ragazzi. A breve usciranno... Cambiamo discorso, se no li... Però so diminuiti, vabbè. Eh sì, vabbè. Breve usciranno due nostri nuovi video, ragazzi. Io abbiamo scritti uno tema Natale, uno tema Capodanno e si chiude l'anno. Fa anche rima, no? E poi si riparte col botto perché abbiamo, lo possiamo dire, abbiamo molte novità per la cosa abbiamo, prossima. Cosa abbiamo? Abbiamo delle novità molto positive. Guarda che bel colore, Claudio. Facci guarda vedere. Che verde vivo. Facci vedere. Guarda che verde vivo. Guardate che verde vivo. Qui andiamo a girare i nostri bruschettini, vedi? Cosa cucinate di buono, ci scrive Armen? Ce lo ripeti? Allora, noi faremo delle orecchiette con... Ah, già mi stai riprendendo. Sì. Delle orecchiette con dei broccoletti, proprio dell'orto. Proprio, me li ha dati, pensate, la nonna della mia ragazza, che è all'orto. Esatto. E quindi... Vedete? Eccoli qua. Qui invece stiamo preparando un piccolo aperitivo, perché è comunque un piatto che... ci vuole un po' di tempo, sì. E questi li lasceremo bollire finché queste vedite ci mette. Guarda che belle, guarda che verde smeraldo, me lo inquadri? Sì. Finché saranno tenere, e a quel punto gli andremo a dare una rapida sminuzzata. Ma è presto per buttare la pasta? La pasta sì, perché poi qui. Le orecchiette, ah è vero, va lì in quell'acqua. Poi tanti la mettono diretti qui, io le sminuzzo un po' dopo, quindi... Fammi, devo bloccare quello. Le tirerò via. Scusate. Blocchiamo questi. Mi dicono va e viene comunque. Ragazzi, non dipende da noi. Fare. Non dipende da noi, non sappiamo perché. Andala così. Eh sì, peccato. Spiace. Peccato. Però... zinne ci scrivono. Uno va a studiare, vede che c'è la vostra diretta e è colpa nostra, dai. Dopo studi, mo ti guardi Minimed. Dopo studi. Senti questo mix di profumo di non di possono pane, sentirlo. No, tu. Io. Di pane abbruscato misto a aspetta, come si chiama quella sostanza che secernono i broccoletti, come si chiamano? Non ho idea. Acido. No. Ma prima o poi ti finiranno gli account, dice giustamente la dignità, eh? Speriamo. Paul Cecco, ma ciao Paul, ciao. Ragazzi, se ci volete dare una mano, condividete la diretta su Facebook, perché appunto c'è stato un down, e se ci volete dare una mano, condividetela così ci guardano sempre nuove persone. Ma il down è su tutti i social o su uno in particolare? Ma che cazzo, ce lo scrivete, ce lo scrivete. Se quelle sono cime, io sono una zinna, so foglie, dice. No, questa che cos'è? Non fate arrabbia a Sandro. È una cimetta, no? È una cimetta. Un mix di foglie e cime. Su. Ho cenato guardando i vostri video e ora tac, vi ritrovo in live, pure su YouTube, non dall'altra parte. Siamo live ovunque. Siamo su YouTube, su Facebook e su Twitch. Come dice a Roma, stiamo su tutte le rote. Tutte le rote. Ciao e auguri, ho conosciuto Fiore di Luna il giorno dopo la serata del tuo compleanno. Grazie. Cioè, grazie. Sì, grazie, auguri il compleanno. Te. Grande Fiore di Luna, grande Francesca. Ma li conosci? Sì, sì, sì. Ah, è quella che ha cantato al mio compleanno. Ah, ok. Si è fidanzata, quindi, con una persona che ha conosciuto il tuo compleanno? No, ho conosciuto Fiore di Luna il giorno dopo la serata del tuo compleanno. Ma Fiore di Luna era tipo il nome di, che ne so, un acronimo? No. È il suo nickname, diciamo. Ma che cazzo ne c'ho, se scrive Michele. Ma sono le rape rignate o quelle carnose? Ci scrive Anna Grazia. Non sapremo proprio, ragazzi. Broccoletti.
Grandissimo, un saluto da Palermo, dove oggi ci siamo buffati di arancine nel giorno dedicato a Santa Lucia. Auguri allora, auguri Benny. Questi già sono andati la riga. Già condivisa, ragazzi. Sì, ogni tanto si inceppa, ma basta fare ripartire la live e si torna a vederla. Che peccato, chissà perché. Noi ce la mettiamo tutta e questa poi la rete. Le ho capate talmente bene. A morire, Sandro, va dritto. Io sto dialogando con loro sui problemi della rete. Tu, questa pensate. Sì, ma ognuno sta a fare la sua diretta. Queste le ho capate talmente bene che sono già fatte. Pazzesco, perché non ci sono quelle, quei pezzi grossi, no? Guarda, guardate che meraviglia. Andiamo a tirare via. Tiè. Guardate che roba. Via. Pazzesca. Beh. Bella raga, siete troppo forti, dai. Stiamo ricrescendo, ragazzi, eh. Guarda che carine. Guardate che bello. Guarda che colore. No, quelle cose stracotte, verde devono essere. Pazzesco. Con tutte le loro. Guardate che fumo, eh. Guarda che vai. Buonasera Alessandro, ciao Fragola. E queste le teniamo da parte. Stata a cucina quindi, vegano, sì. Saluti da Gaeta. Praticamente, quindi un minuto. Qua l'ape è quasi pronto. Qua ci siamo. Siete miei idoli, grazie Federico. Anche tu, grazie. Srimingioni, non so cosa vuol dire, questa cosa ho detto. Abbiamo cantato sigle di cartoni animati tutta la sera. Sì, sì, sì. È stata una bella festicciola. Divertito, a parte Sandro che ha perso il suo bambino interiore e si è annoiato. Ah, perché? Ho cantato pure. No, sto scherzando. Ho cantato Gigi la trottola. Alessandro si è impersonificato troppo in borghese, è quello il motivo. O è borghese che si è impersonificato di Alessandro? Esattamente. Puoi confermare o ribaltare il risultato, chiede Davide. Ti ricordo che manca ancora il mio voto. Che potrebbe confermare? Un ribaltare il risultato per scoprire il nome del principe di ormai non donate. Io infatti non lo posso più vedere quella trasmissione perché dovete sapere quando uno imita qualcuno se poi lo vede necessariamente gli viene di rifare fra virgolette il verso, capito? Quindi è tipo un'ossessione, no? Non lo vedo più. Che ne dite di una giornata al mare, ma Federico non mi sembra. Yeah, lasciando pure la cappa che questo secondo me aiuterà molto l'audio. L'audio? Oh. Quindi, ora dobbiamo strillare. Viamo, grazie Davide. 10. Un po' di broccolo nel cielo. Fragola rossa ci chiede cosa mangiamo, ma l'abbiamo ripetuto troppe volte. Comunque non per dire, ma mi è stata a fa venire fame, basta, ho deciso. Vado di salmone alla piastra, pomodorini e rucola. Vai Matteo. Vai. Vai Matteo. Siete dei mitici grandi, perché non usate Twitch? Siamo anche su Twitch, Andrew. Siamo anche su Twitch Official Minimed, o Minimed Official, non mi ricordo mai. Ma siamo anche lì. Minchia che inception sentire Sandro Borghese, scrive Delia. Io vi adoro, ci scrive Delia. Noi adoriamo te. Oh, vediamo. Sandro sta preparando, come vedete, le tortine. Le tartine. Per l'aperitivo, guarda che roba. Ma come ti tratto? Mamma mia. Da re. Da re. Neva, me lo scordo quando fa queste cose. Capito? Però mi pare che la proposta di matrimonio l'hai ricevuta. L'ho fatta a lei. Vabbè. Che grave errore. Ci sarà tempo e modo di parlarne. Guardate che belline. Che cosa stai mettendo su queste tartine? E questo come lo dico? Questo è funghetti trifolati e menta. Pazzesco. Un piccolo dove si trovano? Eh? Dove si trovano? Queste cose? Questi me li hanno regalati, quindi non ho idea. Vedete? Fatto abbrustare del pan carré. Vedete? Intanto ci sta mettendo questa trifolatura di funghi e menta. Saluti da Pomezia, ciao Luigi. Dai che stiamo ricrescendo, ragazzi. Come sempre. Dai, meno male. Non si smette mai di imparare di crescere. Di crescere. Che bello. È un bel messaggio. Stava preparando l'aperitivino. Eccoci. Facciamo l'ultimo. Oh. Torniamo qua. Oh, vedi, Lupo Alberto Picchiaforte ci segue sul social Viola. Grazie, grazie. Meno male, dai, meno male, ragazzi. Ci eravamo un po' demoralizzati. Io poi. Fortuna il cervino. Che sono un po' un godurioso, Claudio. Sì. E tutto li metto un po' più ordinati. Diciamo malato. Anche la forma. Vi seguo da New York, ragazzi. Siete grandissimi, grazie Francesco Romito. Hyper ci segue sul social Viola, grazie. Mi piace entrambi, io ci metterò anche un colpetto
che fa. Lievissimo. Ci sta mettendo il pepe. Pepe bianco. Pepe bianco sulle tartine. Pazzesco. Oh, ma che bel profumino, ma che state a cucinare? Ma come fai a sentire il profumo? Ma, oh, ma come fai? Oh? Che stiamo fatti? Ammazza che cazzo, scrive Davide. Ah, vero? Ma quanto è professionale, Sandro? Saluti da Viterbo. Questo è pronto, Claudio. Scrive Davide. Non saprei dove metterlo. Pronto. Mettiamo qui. Pronta la tartina, la mettiamo qui. Vediamo. Vediamo che succede. Io la stiamo facendo. La stiamo seguendo su questo. Eccoci. Stiamo servendo su questo sgabellino. Vedi? Raga, vi saluto, vado a lavorare, purtroppo mi tocca, faccio il portiere di notte in un albergo di Campiglio. Se volete sciare fatevi sentire, che vi faccio trattare bene, volentierissimo, Dan. Scrivici su Instagram. Volentieri, buonanotte e segui la diretta nella guardiola del portiere. Vai. Ciao ragazzi, sei semplicissimo, grazie Hyper. Assaggiamo? Oh, assaggiamo. Buono. Buono, eh? Buono. Gradisci? Lo sento tipo Matteo di gola, eh. No. Andiamo, Matteo. Andiamo alla spaccata. Oh. Buono. Grazie di nada, Benz. Buono. Stai a magnasà, arrivato subito. Bravissimo. Stai a magnasà. Sì, sta a magnà. Sto a magnà pure io, però. Un po' tutti. Sammagna, saluti da Laveno, Varese. Ma siete online anche su Twitch? Sì, assolutamente sì. Twitch, Facebook e YouTube. Mi porto avanti. Ti porto avanti. E io mi finisco le tartine e il video. Porto la centesima padella. Beh, pare un po' una poverata sta cosa di YouTube. Perché? Porca puttana, orecchietta la Lino Benfi. Grazie, Francesco. Uè, Paolo! Paolo, dai raga, supportiamo anche con poco i Minimed. Grazie Paolo. Grazie mille, veramente tanta roba. Allora, tanta roba. Tanta roba. Grazie Paolo. Come facciamo là? Che facciamo? Che faresti? Io mi mangio un'altra tartina. Che faresti? Come faresti? Io mangio. Troppo, già va benissimo. Pazzesco. Di dove hai preso la roba? Hanno regalato. Buona, eh? No, vabbè, ma c'è il nome della marca. E come vi chiamate su Twitch? Come ci chiamate su Twitch? Minimed Official. Minimed Official. Dal canale rosso a quello viola, comunque in arte Benz, perché mi chiamo Benedetta in arte Benz. Grazie. Non lo sappiamo. Pappo, Peppo, parapapapà, beh, ci scrivono. Okay, ho scritto Pappo, Peppo, io ho capito che è quella canzone. Non lesineremo. Che faremo? Allora, andiamo ad aprire il nostro aglio. Pazzesco. Ah, sta aprendo l'aglio, Sandro. Prendo l'aglio. Andiamo l'aglio. Lo lasceremo intero. Va bene? Lo lascia intero dove? Nella padella? Nel senso, non lo faremo a pezzi, lo taglieremo a metà per estrarre la sua anima. No? Lo lasceremo intero. Grazie Papart 2 che ci segue su Twitch. E questa ricetta un po' d'aglio ci va, quindi tartina fa rima con cacatina. Vabbè. Non ci frega niente, metteremo tre spicchietti. Tre spicchietti d'aglio nella padella con l'olio. Vai. Soffrittino per le cime? Eh? Soffrittino per le cime? Bravissimo. Poi Claudio, lo so che con te vado tranquillo, quindi metteremo un quantitativo di piccante. Che alzato di olio. Che domattina spacchi la tazza. Eh? Ah, l'olio, vabbè, lo so. Qui l'olio un po' ci va, eh. Carbonara, pancetta e panna, no Giovanni, no. Abbiamo messo l'olio, vai là. Qua perché sta per di pezzi, eh. Abbiamo messo l'olio. Ma avete finito i soldi che vi siete messi a fare live? No. No, assolutamente. Pensa che nemmeno quei soldi noi nemmeno li utilizziamo. Esatto. Nel senso personalmente. Come vedete qua sotto, li usiamo. Se ci facciamo la spesa. Li usiamo per prendere degli oggetti per migliorare. Per rendere il tutto, sia i video che le live, sempre migliori. Sì, è un modo per così ci vedete anche fuori dai video, se vi fa piacere, se no ci sono tanti canali. Anna ci scrive, ciao ragazzi, cosa state cucinando? Allora, Sandro sta facendo delle orecchiette con i broccoli. E io invece, cioè io niente, io sto mangiando delle tartine che ha fatto sempre Sandro con della... come si chiama? Della... Questa è...
una piccola, piccolo patè. No, come c'è scritto sul barattolo? Trifola e menta. La trifola e menta, cioè trifolata di funghi. Funghetti champignon con la menta. Certo, sono buonissimi quei funghi in maregano. Allora, gli stessi. Eh? Gli stessi? No, molto buoni. Molto buoni. Ti è piaciuti? Sì. Non li ho fatti crudi come hai detto, ma... Guarda, un po' resti a mangiare il fungo crudo. No, ma adesso lo devo sbloccare. No, io resti a mangiarlo, a farlo io, perché lo devo pulire tutto. Ah, no, ma quello va. Una sera faccio i porcini crudi. Ah, l'altro giorno, lo sai che c'ho una... C'ho no, una... Grazie, sì. Cristian Marsiglia. Però tu zio ci devi portare una volta a fare i porcini. Io ogni volta vado al ristorante, nel menù c'è sta carpaccio di fungo porcino e terminato. Sempre, c'ho sta maledizione. Adesso è il pezzo forte. Ah. Questi mini barattolini Nutella, vedete? Grazie Barzotto 94. Questi sono, io li chiamo i bombas. Guarda che robetta. Questi sono piccoli peperoncini. Di cui io vado ghiotto. Questi là ce ne mettiamo, di solito se ne mette uno pure in quattro. Noi ne mettiamo due per due. Ok. Pa parte 2 scrive, aspetto con ansia a giudicare l'orecchietta vicino mi tirava da buon pugliese. Sei convinto? Aspettiamo la tua, il tuo giudizio. Ne metto due, là. Vai. Attenzione, perché Vincenzo Marchese ci dice idee per Capodanno. Ecco un po'. Non si sa. Ah, tra la felpa è meravigliosa, grazie. Ho preso Edimburgo questa. Quando sei stato a Edimburgo? Boh, tre anni fa. Tre anni fa, credo. Ah, solo? Senti, che già fame, che scrivo qua. Senti, il soffritto, ragazzi, uno dei profumi più buoni del pianeta. Il mio nutrizionista non è un soffritto, no, è per me. Per Claudio, Davide Natale, o Claudio, ancora per l'anno di Cristo, grazie. Fare le live più presto, le solite le facciamo più presto. Vai. Cioè prima, si dice. Pia quella che mi serve per te. No, fai tu che non mangi in botto. Siete troppo fantastici, un saluto da una molisana a Roma, ciao One Blood. Buonasera, ciao Lorenzo. Daniele Tossi, sai come si chiama la città scozzese dove costruiscono palazzi di continuo? Edilburgo. Eccezionale. L'hai capita? Cioè sarà il terzo di Minimed. Ti fate Roma o Lazio? Sandro Lazio, io non tifo. Ma per il web io tifo Roma, non si sa perché. Così, però va a condizione. Cosa mangiate a Natale? Non ne ho idea. Credo che oggi si parlava nel gruppo famiglia di una parmigiana di melanzane, per me in versione vegana, dei carciofi. Non mi ricordo, funghi vari, perché c'è quel mio zio a Natale, quindi funghi vari. Lui li prende, no? Eh sì. Credo delle polpettine vegetariane, non mi ricordo. Un menù, diciamo, standard, eccezionale, fa nonna. Frittura. Quindi il 24 si fa frittura di tutti i tipi, pesce, salata di mare, cose così. 25... lasagna la bolognese. Grazie Samuele che ci segue su social viola. Siamo tanti, quanti siete? 26 a sera a bacchio con le patate, 26 si fa tortellini in brodo. Lorenzo Spadorcia dice, l'avete vista Casa di Carta? Io sì. Adesso io tagliuzzo un po'. L'hai visto tu? No, cioè l'ultima no. Tagliuzzo un po', Clara, seguimi qui, eh. Aspetta, seguiamo Sandro che tagliuzza. Tagliuzziamo un po' le nostre... Perché sennò se mangiamo i cimotti interi. E invece delicate tagliate. Così. Però il soffritto lo lasciamo ancora andare un attimino. Strappare lungo i bordi, sì, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Io poi non. Mi è piaciuta molto, poi però non seguivo. Non faccio spoiler, però. Non seguivo i fumetti, non li leggevo quelli di Zero Calcare. Quindi mi sono ritrovato all'ultima puntata un attimino. Spiazzato. Un po' spiazzato, perché sennò fa. Ma quello è un evergreen di Zero Calcare. Ma mi hanno spiegato che è proprio. C'è un suo marchio di fabbrica. Cioè, se presenta un personaggio nuovo, tu sai che finirà in quel modo. Ecco, io dicevo, no, perché fai così? Però vabbè. Panettone o Pandoro? Pandoro, tutta la vita. Io panettone. Ah, yeah. Senza candito. Civil War. Oppure il panettone al cioccolato. Claudio in cucina si muove meglio di Cannavacciolo, ma è Sandro lui. Ma non fa. Mi piace che solo meriti prendi. Ma raga, ma sta pasta è pronta, la fame è tanta, però abbiamo fatto l'aperitivo, dai. L'arte vuole il suo tempo. Qui ci siamo. Ci abbiamo i nostri carucci, vedi come sono teneri. Minchia, la sagra delle domande del cazzo. Vai. Metti come tenero.
Grazie, morbidissimo. Buono? Morbidissimo. Veramente pazzesco. No, no, manca poco, eh. A parte scherzi. Le orecchiette sono state, no, perché prima soffreggiamo quella roba. Mo facciamo un attimo soffrettino, poi buttiamo le orecchiette, di solito c'è 5-6 minuti di cottura, vediamo un po'. Comunque video tipo la giornata al mare dove Sandro smonta ma tutto mi fanno troppo squartare. Cecchino, 6 minuti. Pazzesco. E pensa Davide che abbiamo appena scritto un video del genere sul Capodanno. In quel format. Ma tu stai senza vino. Vieni qua. Prego. Vai. Oh, nam. Cazzo, state a cucinare, scrive Claudio. Basta, raga, abbiamo detto troppe volte. Lo so che ti sei collegato adesso, però lo scoprirai presto, mettiamola così. Comunque, se vedete qua sotto, ragazzi, l'ho detto pochissime questo volte. Sto quella fase in cui ho sminuzzato i peperoncini e le mani. Poi appena mi tocco la bocca, urlo, però è bellissimo. Ma sai, una volta mi sono fatto il bidet con questa situazione. No, io l'ho fatto molto peggio. Ho urlato. Mi sono messo le lenti a contatto. Che dovete sapere che la capsicina si chiama, mi pare, quella che picca nei cosi, si leva solo se mettete dell'olio d'oliva sulle mani, quello la neutralizza, l'acqua non gli fa nulla. No, l'acqua anzi fa gonfiare le molecole del peperoncino, è peggio. Ma che è? Oh, mi cambi il titolo, biologia a lezione. Live, c'è stato un down. Ma questo fa caldo. Siete andati offline su Twitch, ma siamo tornati. Oggi internet ci va contro, ragazzi. E quindi ci fu questo, quando in bagno si sentì sono cieco! Sono cieco! Davvero? Sì. Perché che ha fatto? E se la toccata le mani col peperoncino, non riuscì a più aprire gli occhi. Perché lui l'aveva toccato il peperoncino? Sì. Roma Lazio è importante. Ecco, c'è stato il solito down di spettatori, ragazzi, perché c'è stato questo down della live. Ora speriamo. Se apro la diretta YouTube e Twitch in contemporanea, che succede? Inception, boh? Chissà. Allora, qua questo lo levo un attimo. Miss Stella, Roma Lazio, importante. La Sandro Lazio, io niente. Ragazzi, ma quando ci sfornate sto filmone marchiato Minimed? Hai 10 anni. Adesso, quando lo inizieremo a preparare? Che c'avevi, di LED sulle manopole del gas? Sì. 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 Quando lo iniziamo a preparare qua? Il film? Quando è, fammi 10 anni? 2024? Era novembre 2013, novembre 2023, quindi mancano esattamente, diciamo, 2 anni. Allora, secondo me, iniziamo, allora forse l'anno prossimo iniziamo a scriverlo. Dovevamo già cominciare. No, il web è tutto più veloce. Ma se una persona a caso usasse contro di voi dello spray al peperoncino, poi lo denuncereste? Beh, se lo usa a sproposito. Pure che hai fatto. Per merito. Esatto. Allora. Mi piace, scrive Emanuele. Qui ci siamo, raga. Esigo lezioni di cucina da parte di Sandro e di intrattenimento da parte di Claudio. Grazie, ragazzi. Quindi, io non intrattengo, vedi? Vabbè. La cucina è un modo per intrattenere, perché io adesso sto intrattenendo e tu stai cucinando. Vado a guardate che roba. Vado a ripassare pazzesco. Il broccoletto. Pazzesco, lo ripassiamo. Vediamo. Vedete il soffrittino? Questo sta andando, ho fatto un test, vedi? Vai. Perché ne ha messo un po' per vedere se sfrigge. Vedi? Il sogno di Sandro. Senza paura. Se fate un film, vi prego, non cascate come altre coppie YouTube famose, fate bene, vi raccomando, non vi preoccupate. Ma poi immagino nessuno, non è che diciamo questo lo faccio proprio del merda. Speriamo di no. Ti sei finita la bottiglia nel mentre? No, ho bevuto solo 2 bicchieri. Scusa. Ecco. Vedete? Adesso andiamo un bello a... Siamo li saltiamo. Ma fa vedere il movimento. Ma quello dopo. Mo affogato, scrive Francesco. No, no. Ma se no vedi. Questi mo, senti che odore. No, mo, parte scherzi, è qua. Annusa. Ragazzi, è una cosa clamorosa. Una cosa clamorosa. Col soffrettino, l'odore deve. Pazzesco. Oh, a sorpresa il quantitativo l'ho azzeccato. Azzeccato. No? Questo per due dai, abbondante. Attenzione perché qua hanno coniato un bellissimo slogan. Pandoro o panettone? Cine panettone con la maledizione. Vai. Molto carino. Cosa direbbe in questo caso Alessandro Borghese? Gli scrivono. Chef, mi sembra che il broccoletto stia andando alla grande. Adesso passiamo alla mantecatura e poi 6 minuti di cottura e andiamo ad amalgamare il tutto. E allora rimettiamo la telecamera qua. Riprendetevi dal down, ragazzi. Eccolo, chef.
Bello è che eravamo arrivati tipo al 100 finalmente, bow down. Cioè, a noi proprio ci vogliono fare. Adesso? Ma adesso stanno risalendo. Stanno risalendo, sì, però che cazzo. Potrei avere una cafonata pazzesca da parte di Sandro? Una cafonata pazzesca. Fareste di più un film con De Sica o Verdone? Invece ti hanno fatto la domanda. La vera domanda, Però questa è una bella divertita. Domanda, Fareste di più un film con De Sica o con me? Con te, perché sarei il protagonista. Sì, ah, vedi che pezzo di merda. No, per dire, dopo tutto quello abbiamo costruito, facciamo il film, ma solo che fa il protagonista. Però De Sica o Verdone, questa è bella, Io con De Sica. Sì. Anche perché Verdone poi ti farebbe fare qua commedia moda sessantenne un po'. Dramma. Cioè, per me esistono due Verdoni, poi per carità, un maestro, un mostro sacro, penso per tutti. Mica mi permetto di dire nulla. Però insomma il Verdone moderno è un po' più malinconico. Sì. Vabbè, quello che racconta nella sua serie praticamente. Invece secondo me De Sica sbaglia, perché se adesso entrasse nella fase fra virgolette malinconica, drammatica, è molto bravo. È vero. Lui fece anche quel film, ti ricordi, ambientato a Venezia? Con Johnny Depp. Con Johnny Depp, mi sa pure Angelina Jolie. Lei è stato bravo, no? Sì. Alessandro, mangia poco e di andare in palestra con il tuo personal. Vai, chi ha scritto? Francesco Fabio. No, pensavo era proprio il mio personal. Daniele Tozzi, stai con l'iPhone? No, stiamo con la webcam. Adesso, raga... Siani De Sica, la nuova coppia ormai assodata. Ieri De Sica ha detto da Fazio che lui non è come i personaggi che interpreta da anni. Sicuro? Adesso ragazzi, voto 10 alla cena. Stiamo togliendo l'aglio, The Tourist, è vero, si chiama The Tourist. The Tourist, bravo. Eccolo qua il cimottino di prima, guarda che carino. Beh, allora vedi qui. Ah, è il cimotto. Proverbiale cima di rata, no? Mi manca un pezzetto d'aglio, come tradizione. Avete visto la serie di Verdone? Devo dire che mi è piaciuta molto meglio degli ultimi suoi film, è vero, meglio degli ultimi film. Ci ha lavorato anche il nostro amico che compare spesso ai nostri video, Sandro Bersani. È vero. Sono molto bravo. È vero. Ciao ragazzi, siete due grandi, grazie Marcuse Massareglis. Vero, De Sica è intrappolato nei cinematoni, ma è un grande showman, sì. Perché poi lui adesso non l'ho mai visto, però ha iniziato anche a fare il teatro, no? Lui piace il musical, sì. Canta. Sì, fa proprio lo showman. Come poi tanti, no, sempre De Sica, invece è un po' sottovalutato. Ma no, per carità, sì, è un mostro sacro. Uno fa la carriera che più, insomma, che più gli va o più gli conviene, però. Poi vorrete a voi. La serie di Verdone è una cagata pazzesca, scrive Federico Tende. Non è delle migliori serie, però. T'aspettavi come... meglio? Come ha detto qualcuno, meglio degli ultimi film. Meglio di ultimi. No, io non mi aspettavo meglio, anzi, mi aspettavo peggio. Io sì, un po' diverso. Perché io pensavo fosse tutta incentrata sull'idea che era anche carina, proprio solo che lui dovesse fare il sindaco. Che secondo me poteva essere. Invece l'hanno buttata solo un po' là. Invece quella magari è una sottotrama, è un po' più introspettivo, no? Verdone comunque è sempre stato malinconico, è vero, c'ha sempre avuto una nota malinconica, però era una nota all'interno di. Di una cosa grande che era il film. Ora è sempre un po' tutto più malinconico, il che molto diplomatico. Molto diplomatico. No, io amo Verdone, però è chiaro che come molti comici invecchiando magari cerco l'esterolo, uno vorrebbe quello, però è anche giusto che lui pare. Sarebbe un po' ridicolo se continuasse a guarda fare che bella dai in bacetto. No, sbaglio, c'è Verdone nella stanza. Facciamo? Vedete? Aspetta, guarda là. Che cosa? Non capisco. Mi chiamo Massimo De Sciomeri. Oh, hai sentito? Aspetta. C'è Luca Ward? Comandante delle Legioni Felix. Ma non è che forse negli Stati Uniti? No. Luca! No. Padre di un figlio assassinato. Dove cazzo sta? Qua sotto. Guarda un po'. No, non è lì. Marito di una moglie uccisa. Sentite Luca Ward, ragazzi? Lo sento solo io o anche voi sentite Luca Ward? Io non lo so. Avrò la mia vendetta. Non lo so, forse. Ah, aspetta. No, basta che forse nella K, guarda un po'. Dice. No. No. In questa vita o nell'altra. Forse qua dentro? Non lo so. Non capisco. Vabbè. Ciao raga, buonasera, migliore dubbio di dare al momento. Per me Jagal. Ragazzi, vi saluto che domani è un compito questa importante. Questa è una gag che vogliamo portare a teatro, a farci uno spettacolo di un'ora. Verdone, bello, ci siamo, lo spengo. Pure so già cenato, mi sto ritornando fame a vedere Sandro cucinare. Adesso
Ragazzi. Comunque ci avete visto lungo con Lundini quando avete fatto il video con i telefoni che si scaricavano e lui faceva il barista. L'abbiamo scoperto noi, possiamo dire. Mettiamo un po' di sale all'acqua. Guardate. Un pochino. Vedete? E usiamo la stessa acqua in cui abbiamo cotto i nostri broccoletti. Ah, belli, ciao Mario Dose. È stata una bella serie, la gente poi ha creduto sul serio che quelli erano i veri figli. Però non ci fosse stato il personaggio Tortora, forse non avrei resistito. Adesso però, un attimo, quanta ne buttiamo? Ricordiamo la pasta fresca frutta un po' meno. Buttato. Buttane, boh, 400. A quel punto tutto. No, no. Sentimento. Sentimento. Facendo a sentimento. E guardi l'orario. Ma qua c'è una bella domanda. L'orario sono le 22.04. Si scopa di più con un video di Minimad o delle cose? Bella questa, perché non lascio questa, dai. Non l'ho chiesto a preferire, vabbè. Avevo tutta. Che tu poi ne mangi tu piano. C'è il, sì, il sì, condimento per te. Allora metti la tutta, guarda, di brutta la rimetti in frigo e te la mangi tu. Vabbè. Poi. Cla, in realtà sembri più intrappolato in Tortora che in De Sica. Ma non sono intrappolato, perché? Ma perché l'ha raccolato Tortora? Si vive una volta, non lo so. Per me è maestro, se fa mai carino. Bravo. Pure un sottovalutato, secondo me. Vi devo ringraziare per il video di scrivere la stagione di Gomorra. Ha fatto capire a tutti i miei amici i miei lamenti sugli innumerevoli minuti persi a inquadrare strade. Quanto gli piace, fai camera car. L'hai vista l'ultima? Porti... Eh? L'hai vista l'ultima? Allora, un po' si regolano. Sì. Però ci sono proprio ore e ore di non dialogo. Proprio. Perché secondo me non hanno i fondi. Beh, è finita, no? Non conoscendo. No, non è. Cioè, finisce quest'anno. È la stagione. No, ma dico. È uscita tutta. Sono uscite le prime 8 di 12. Ammazza, la devo recuperare allora. Ho pure dato dei password. Alessandro, butta sto chilo di pasta. Ho buttato, mezzo chilo, dai. Ma lo farete un proseguo al video della malattia del cinema lettore? Anche quello era geniale e faceva straridere. Chissà, un giorno magari faremo il seguito. Un giorno magari se Christian ci segue. Sicuramente. Beh, dai minimetri che c'è dei minimetri perché se c'è le cose che non scopri molto bene. Infatti poi non hai risposto. Non si scopa con nessuno di due, raga, perché Park il problema sono io. Se vi proporressero di interpretare il protagonista di un film con DiCaprio e Emma Stone, ma con il rischio che ogni 6 mesi vi si ruspante delle piccole ossicine dei piedi, accettereste o ricevereste? Praticamente se diventi l'uomo di cristallo, là, tipo Split. Vabbè, se so... Boh, no, non lo so. Ma no, bello, cioè, bello sta bene, perché devi... Vabbè, però pure di capire il bastone, tanta roba, sono sordi. Ho capito, devi fare in firma, poi tutta la vita... Cammini strano. Con il rischio ogni 6 mesi. Ti prendi un rischio, no? Ricordiamo. Ma voi sul serio che lavoro fate? Questo. Ancora. Lo so che sembra strano, ma questo. Senti, mo fa caldo. Se ci fosse Christian sarebbe troppo divertente, una cafonata, insomma, chissà, sarebbe il nostro sogno un giorno fare un bel video o una diretta con Christian. Molto caldo, ragazzi. Avete mai pensato di andare in programmi TV comici tipo Zelig? No, però abbiamo visto che a Zelig ogni tanto prendono spunto dai nostri video, quindi è come se ci fossimo un po'. Non le mando a dire stasera. Stasera, ragazzi. Non le mando a dire. Ragazzi, donate, porco, 2. Oh, che orario era? E 4? Boh. Dai. Raga, che orario era quando mi ha detto, per favore? Vabbè, assaggiato, tanto quanto ci vuole poco tempo? 6 minuti. Comunque di solito le orecchiette quando vengono a galla. Sono già tutte. Gnocchi. Ma pure le orecchiette con la pasta fresca. Sandro, devi invitare la Fregna a cena, altro che Claudio, con sto piatto te la dava subito. Ragazzi. Non abbiamo bisogno di questi sotterfugi. Erano le 22.04, scrivono. Fatto. Muoi levo. Dico l'ultima cosa sul video di Gomorra, uno dei miei preferiti. Il vostro video è almeno 10 volte superiore a quello di Jagar. Non scriviamo la concorrenza di Nina, grazie. No, grazie. Tra l'altro, noi stessi abbiamo fatto un video su Gomorra prima dei Jagar. Andatelo a vedere, si chiama Gomorra Criminale. Adesso che facciamo, Cla? Io non ho capito, per donare da YouTube non basta indicare la post pay, tipo, non lo so, non lo sappiamo, non credo. Penso di sì, credo di sì. Tiro via? A me mi sembra fatta. Vabbè, no? Più che fatta. No, più no. Che fatta no, fatta. Fatta, scotta. Fatta. E la tiriamo su, vedete? Vedete, no? La stiamo mettendo qua. E la andiamo a mantecare. No. Oh. Che a mantecare, la facciamo un po' il sapore di questa.
c'è una domanda pazzesca. Avete mai pensato di pensare senza spensieratezza, con pensieri espansi ma al contempo soddisfacenti, visto che qui c'è un'apofisi di domande del cazzo, mi ci metto pure io e che cazzo? Sì, ci ho pensato, però pure poi io. Ho smesso di pensarci, e comunque era un pensiero, esatto, che a livello di pensiero pensante era un po' complicato. Guardate, questo stiamo mangiando, voi che ci chiedete che si mangia. Bella zì, bella Filippo. Ma guarda che non c'ha, anzi, pure una mano in tasca. Sì. Una mano sola, come Peter Pan e Uncino. Con una mano dietro la schiena, guarda. Abbiamo recuperate tutte e basta. Questo va qua. Poi riaccendiamo il gas, la tromba. Adesso c'è il momento un po' preferito di tutti. Vai. Questo è un gioco di polso, ragazzi. Così. Vedete? Lo sentite il rumore? Vuoi fare un po' di ASMR con il microfono? Vai. Fuori regia? Vai. Ci sei? Eccolo. Senti, Pazzesco, ragazzi. Sentite? Vedete? Questo adesso un minutino si insaporisce. Sa mangiare. Finalmente, no? Va bene. Pure la frecciatina, capito? La padella sbiascica. Sai cosa è pazzesco di questo vino? Che io di solito quando mi bevo il vino, c'è l'acido. Porca troia, ma fortissimo. Quando ti dico, poi non sento niente. I vini naturali sono diversi. Perché? Per questo. Il giorno dopo non ti dà fastidio. No, ma il giorno dopo lascia stare, io proprio mentre bevo, lo so, mentre scende il vino, non, sento proprio. Non senti, ma anche quando lo metti, diciamo, quando lo bevi, non senti quella nota. Non mi abbaccio. Bravo Sandro, voto 10, scrivo. Grazie. Minchia, mi sto perdendo il GF per guardarli, beh. Ma la meglio, dai. Manca fa così, però, Ricordiamo che Claudio è un potenziale concorrente del... No, così, voglio lanciare le cose. Entrerà a gennaio nel GF... No. Ragazzi, vorrei ricordarvi che qui potete fare delle donazioni per comprare la nostra lavagna elettronica. Sto sbagliando, ho fatto una faccia di guarda questo che è andato a dire, è vero? Ma è una cosa non so... No, so, però... Andresti? No. Scritta Neo, vabbè, non me ne frega un cazzo. Oh, qua ci siamo, Nel video con Pratt sei riuscito a mangiare tutto, il giorno dopo hai digiunato. Quale video con Pratt? Che cos'è? No, che questo lo dicono Matteo Di Polo. No, Pratt è un altro ragazzo che fa... fa dei video, diciamo, recensioni. Non è Pratt. Comunque sì, siamo... Il giorno dopo non ho digiunato e anzi la sera ho pure mangiato perché sennò... Che qua ci siamo, Però ho mangiato un botto, raga, un botto. Dimmi un po', senti il posto, profumo? Ma vedo l'ora di mangiarlo, ragazzi. Chiaramente ho anche, il mio formaggino vegano. Formaggino ce lo metto. No, peccato? No, dai. Io so se mangiano col pecorino questo. Nel broccolo romanesco fai broccolo e pecorino, ma. Broccoletto così? Vabbè. Io lo sconsiglio. Mi fido. Ognuno è padrone. Ah, ops, ho confuso il food blogger. Scusa, mi ricordavo te, ma non chi portava a spasso. Yeah, era Matteo Di Cola di Foodporno, guarda i piattini, ragazzi. No, guarda come, cioè, il padronato. Come lo tiene? Ha fatto il cameriere anni. Avete mai pensato di andare al Grande Fratello? Meglio sarebbe il Grande Bordello. No. Perché con lo sarebbe il Grande Bordello? No, io non ci voglio andare al Grande Fratello. Ci donate dei soldi, ragazzi. Cioè, noi non è che stiamo qui a fare le pagliacciate, no? Nel senso... Potevamo pure mangiare i cazzi nostri. Stavo a perdere tempo qua. Non ci fate più dialogare. Cioè, sempre... avete iniziato bene, poi niente. Io speravo stasera di comprare la scritta a Neon. Stasera mosci? Stasera mosci, c'è da dire. Fate il piattone. Dove appendete la scritta a Neon? Di là. C'è lo studio. Sì, Claudio, lo so che è ghiotto, quindi gli mettiamo pure in goccetto d'olio a crudo. Goccetto d'olio a crudo. Io no. Lo chef Max Mariola dice che la pasta è pronta quando spadellata fa il rumore dell'amore. Sì, quando fa. Questo. Ciao, seguo. Dove appendete? Già risposto. Bella maglia, grazie. Presa di nuovo. Allora, adesso come sempre. Vai. Mostra il piatto e assaggio. Assaggio e dai un giudizio. Faccio cadere tutto. Dai un giudizio sincero. Guardate, ragazzi, guardate che roba.
Io ti metto pure un goccio di vino. E l'ha finito. Poi. Tagli vino. Sono nel piatto. Nel piatto. Oh mio, coce. Aiuto. Aspetta, forse falla. Aspetta un momento. Ti ho un momento perché le cose o troppo calde o troppo fredde rovinano il sapore. No. Il minestrone è più buono riscaldato il giorno dopo. Quello molte cose, non solo il minestrone. Tu lo mangi? Sì, sì, ce l'ho. Ciao, mi salutate? Ciao, io Quinta, tu non dici i soldi. Sono domestico e manco mangio. Cosa devo mangiare? Vado nella mia stanza a mangiare. Arlindo. Qualcuno in chat YouTube mi spiega come si dona, qualcuno spieghi a Michele come si dona. Se vi sembra un abbondante è tutta verdura, cioè, certo. La pasta è grano, questa è verdura. È vegano. Buonissimo, ragazzi. Un tantino, buonissimo. No, loro pensano che è preparato. No. È buona? Pazzesca, non è neanche così calda come sembra. Lo dico io. È buona. Si scioglie in bocca il... Sono rimaste pure al dente brocco. Le orecchiette, sì, vero? Sì. Perché spesso poi si spappano. Buonissimo. La voli più salata. Ora noi, voi vorreste che... Facciamo come i food blogger che mai blogger. I food blogger mangiano una cosa e poi se ne vanno. No, noi se la finiamo. Adesso mangiamo tutto. In diretta. Volevi più sale tu? No. Sicuro? Sì. Una pasta straordinaria stasera. Claudio, vi piace un po' la sale? No. Dopo la famiglia Coli che mangia salato. Da sempre. Ve lo va bene? Molto. Ma se fa fai vedere il piatto dietro le scritte, però. No. Fatto adesso sopra, tieni. Eccolo. Ecco qua. Sono vicino, vai. Tieni. Hai roba. È una bella faccia. Pazzesco. Pazzesco. Un goccetto di vino. Buonissimo, ragazzi. La tua. A mini med, ragazzi. A mini med. Quei simpatici mattacchioni. Facciamo un po'. Ecco. Mangiamo. Voi guardate a noi che mangiamo. Certo. Donate per favore perché mi sono rotto il cazzo. Cioè noi stiamo qua a cambiare. Fateci favore. Potevamo mangiare comodi di là sul tavolo col camino. Oggi ho acceso pure un camino. Altro. No? Invece no, non sta qua, aspetta a voi che ce la disordi, dateci questi sordi. Non siate timidi. Non è che. Che cazzo? Facebook, dateci le stelline! YouTube, dateci i sordi! Dai il PayPal tuo, vai! Però noi smettiamo di fare dirette. Tanto facile. Ho fatto veramente un bel lavoretto. E io... ti svelerò anche una cosa. Ho scozzato dentro. Che mi sveli? Non l'avevo mai fatti dall'inizio alla fine. Capando proprio il broccoletto fresco. Pazzesco. Ma Sandro... Se a parte lo trovi, ho già. Lo farei già capato. Sandro in cucina è una garanzia. Buon risottino alle prossime volte, ho capito. Risottino. Ci tengo molto. Senti il cazzo dei carciofi che sta portando dalla prima live. Non so come fa, gli do piede serra. Complimenti, bel piatto, ricco e sano. È vero. Vero? E non abbiamo fatto male a nessuno per questa, ecco, la morale animalista, tu. È vero. Saranno fieri di noi gli amici pugliesi? Fateci sapere. Io anche ci sono pugliesi, lo sai. Ma dai. Sì. I miei bisnonni erano di Andria. La città di dove si fa la burrata, no? Sì. Anche una mia zia, proprio di Andria. Infatti la chiamavano Maria d'Andria. Sono molto a disagio perché io mangio molto lento. Quindi sta diretta potrebbe anche finire alle 10 di domattina. Ma tanto. Che da piccolo ero molto vorace e mi intoppavo subito. Il contrario. Poi ho imparato a mangiare lentissimo. Così ti gusti tutto. Claudio invece è tipo i cartoni giapponesi, così. Io il contrario, da piccolo ero lentissimo, sempre l'ultimo a alzarsi. La gente mi diceva sbriga, la fa diventa fredda. Ma è partito il Vietnam e devo finire subito. Il fottuto Vietnam. Gli elicotteri. Albero bello, ci dicono.
Posso mandare dei CHF, certo che puoi, non sei neanche il primo. Anche dei CFU. La dignità purtroppo no, solo eBay e alcuni piccoli siti. Ora mi leggo le iscrizioni, prossima diretta mando offerta, farò 8 per 1000, grazie. Infatti, ma come ci si iscrive all'8 per 1000? Anzi è bello, dona l'8 per 1000. Vuoi sapere, dopo la diretta, io e Sandro, ma che dici? Mettiamo sul divano davanti al camino, sì, ci facciamo un sacco di coccole. Come un tempo diciamo coccole color correction. Se voi ci donate, noi vi facciamo vedere le coccole. Attenzione, attenzione, stasera sta on fire. Se arriviamo alla scritta minimap, un toaiolo? Eh? Che sega. Se raggiungiamo la scritta Neo Minimed o i 100 euro con la lavagna elettrica, vi facciamo vedere le coccole di messa. Quanto manca lì? Poco. Oh. Tipo? La cifra, la cifra. La scritta Neon mancano tipo 1300 star. Che in euro? Tipo 2 euro. Ma vero? Mm. No. Mm. 1300 2 euro. Mm. 1000 sono un euro. E che è stato a fare? Per 2 euro. Quindi. Mm. Per iscriversi all'8 per 1000 dovreste sempre fare una nuova religione, il minimaddesimo. Why not? Che non avremo più seguaci ma adepti. Accoliti. Pazzesco, lui quando mangia verdure si attiva. I nuovi re di Roma, c'è scritto io. E poi in pochissimi la potrebbero mangiare questa. Perché? Perché nessuno mangia piccante come noi. Ah. Beh, manco troppo piccante. Ma spesso è capitato il mio delicato piccante a gente tipo ma m'ha rosicato. Quindi ormai sto molto attento. Mm. OnlyFans. Tu ci sei su OnlyFans, no? La magna che sta sciupando. E non ci sono collegati. Mai dire mai. Un cunnilingus si scrive, ma perché? Adesso quando inizia a essere pieno legge tutto. Claudio, spiegaci perché sei vegano. Per animalismo c'è poco da spiegare. Claudio vuole molto bene agli animali. Oltre ai saldi ai vegani invece. No, i vegani li odio. Però ve lo dico, io non sono vegano. Però non è. Attenzione! Sono arrivati 5 CHF. Mm. Non so quanto siano, ma grazie, grazie. Grazie a sto. Grazie Anna. Così si fa. Così si fa. Ora faccio vedere un capezzolo. Perché. Attenzione! Perché avete donato, vedi? Seguite l'esempio di Anna. Dicevo Claudio, non è noioso, non è ti si accolla con di essere vegano, che si affasta. Poi li porta avanti silenziosamente il suo esempio, poi chi vuole lo segue. Vero? È un bravo vegano secondo me. Ma io poi veramente odio la gran parte dei vegani, quindi mi guardo bene da essere come loro. 4,80€ dice che valgono. Sì? Grazie. Allora, grazie. E allora perché non abbiamo raggiunto il coso? No, perché l'ed era su YouTube. Ok. Cosa si raggiunge con le stelline? Ma Facebook sta andando. Penso di sì, prima ho controllato. Vedo solo commenti di YouTube, eh. Infatti. C'è da dire. Non c'è più Facebook. Buono. No. C'è qualcuno da Facebook? Controlla qua. Anche se non dà le soldi, dite solo ci sono. Allora, per dirci se ci siete, dovete mandare una stellina. Invece stava a mangiare col rumore della ventola del computer. Sì, sì. Mm? Ho dei problemi al computer. Ah, c'è anche mamma che mi guarda, mi ha scritto. Dove vedi? Ciao mamma. Guarda che orecchietta, ma come la fate? Ciao Patrizia. Ah sì. Ci sono da Facebook. Ci sono? Sì, sì. O l'altra cla? Ah c'è? Certo. Volentieri. Abbiamo buttato un chilo. Ma fa una pausetta.
Per un miliardo di pesos. Oh, Gabriele! Gabriele, ma che grazie. Hai fatto? Che hai fatto? Grazie! Che hai fatto? E Gabriele, qua manca pochissimo. Pugliese, qua. Uè, Gabriele Pasini, Cavelli. Ma grazie a Sara. Un, due, tre. Che cazzo mi frega a me? Che cos'è? Grazie, Gabriele. Ragazzi, seguite l'esempio di Gabriele. Fateci raggiungere questa cazzo di iscritta al Neon di Minimed. Che cos'è? Dai, ci siamo. Poco, eh? Allora, mancano tipo 1014 stelle, cioè pochissimo, tipo un euro neanche. Dai, fatelo, ragazzi. Fateci raggiungere questa iscritta al Neon. Così dal prossimo è. Cambiamo obiettivo. Vieni qua. Che succede? Vieni qua, mamma, che mi hai disciuto. Arriva l'altra. Guarda che robetta. Tastina, questa la proveremo con un po' di formaggio, sai? Va bene. Così, per curiosità. Dimmi tu, Se te la finisci, basta, sono contento. No, mangia te. Che faccio questa madre? Tengo... Mangia te. No, no. Dai, dai. Io qua e te ci appetito. No, ma mica me la finisco, mangia da te. Ma che te fa? No, no, no. Io ce la panza. Eppure io. Non ci la panza. A prendere il formaggetto. Stai. Stai. Ma che delizia. Wow, grazie Gabriele, comunque se vuoi donare altro. Formaggio vegano. Che tiro, che tiro. Ah, non è gondino però. Ma questa che fa la neve, tiè. La neve, che vuol dire? Fai riccioletti. Riccioletta. Chi ci sta? Voi che cosa avete mangiato, ragazzi? Scrivetecelo nei commenti. Mi è piaciuto? Così creiamo un po' di interazione. Sì, sì, sì. Eccola. Ma quello fa apposta, la solita bevita, così sa, mangia a parte. Tommaso già? Bisogna essere aperti, amici, alle novità vegane. Basta, basta. Sentiamo. È gradevole. Questo non è il gondino, però grattugiato non è male. Secondo me la cima di rapa c'ha la sua persistenza, la sua personalità, sì, che sì. A me piace anche, cioè mi piace da sola, però un piatto è un piatto, però ci sta bene. Che cosa avete studiato? Università della strada, lui, io della vita. Presso noi stessi, sempre, rigorosamente. Ci vorrebbe una bella recensione nel stile Alessandro Borghese, scrivo. L'orecchietta è rimasta al dente. Matthew! Madonna! Matthew, questa è fama, No! Ma che sei matto? Matthew, ma che ce la fa? Lo vedi? Ce la fa più stasera, guarda. Guarda se stasera tocca ordinare. Guardate quanto manca poco, ragazzi. Guarda che robetta. Grazie, una Matthew, roba grazie. Assurda. Ma manca pochissimo. La prima ha durato, non l'avete visto, certo non l'abbiamo visto. No, ne ha durato un'altra. Un'altra? Grazie, Gabriele. Scusa, Gabriele. Due. Stavo Gabriele, mangiando. Scusa, 300. Scusa, 340 più 340, 680. Il nostro top donor però è sempre la dignità, 10 euro, non credo l'abbia raggiunto, giusto? Così. Mi sembra di no. Quanto sono, Gabriele? Gabriele, dici quant'è, per favore. Dici quante sono 340 star. Puoi anche dircelo con un'altra donazione, lo scrivi il commento su. Senti, a questi ormai tocca le palle. Ma sono proprio 2-2, vedete? Ricordiamo che la pasta fresca frutta meno. Ma però è vero, cioè, so, pure nei diete sono 200 grammi di quelle gnocchi. Danno 100 grammi di gnocchi, sono 6 gnocchi. Ti piacciono i gnocchi qua? Molto. Una sera li famo allora. Mangiati gli. Li so fa, sai? Sì. Ah, proprio li fai tu? Cioè, chi abbiamo comprato? Orecchiette no, non è che. Insomma. Messo d'Altamura. Vabbè, pure orecchiette. Vabbè, ma serve il tocco dei pollici, non. Non mi costretto a fare figuracce. Faccio quello che so fare. C'era la leggenda che le orecchiette fossero fatte con. Dalle vecchiette che ciancicavano la pasta senza denti. Che cosa bellissima! Tanto quasi disinfetta tutto nell'acqua nulla. Però sì, una sera i gnocchi possiamo fare, sono buoni. Te li posso fare. Un pomodoro e basilico, un grande classico. Qua il pesto.
Buono. Guarda Sorrentino. No, non ti devo portare la mozzarella vegana. Ora provo. Poi gli metto le bufale e glielo dico. No, scherzo. Non vegano, vegano. Su voi del calcio, non so di che squadra siete. Tanto la Lazio, io non ti. Non sei quel calcio. Finish. Mamma mia, ragazzi. Va bene? Io però. Ti passo prima. Non me ne vado finché qualcuno non dona. No, no, questa. Quanti sono qua? La diretta non finisce finché. Cioè, ragazzi, sono tipo 40 centesimi mancano. Poi dono io, dai. Cioè. Veramente, dai. Se vendicassero con esattezza la posizione di un tesoro milionario inabissato nell'Oceano Pacifico, andresti a prenderlo o la fatica del viaggio vi farebbe desistere? Ma andrei a prenderlo, perché un viaggio è sempre bello. Che penso anche tu, no? Io sono cresciuto le storie di 340 stelle sono 5,3 euro, quindi cedo tecnicamente, mi abbia superato. Ragazzi, allora ha scritto la dignità, poi. Che bravo. Che onestavo. Perché mo sai che fa, fa cambiare nome. Certo, lo supera. Che onestà, Matteo. Matteo. Quindi nostro amico di Trieste, Treviso. Ah, Treviso. Gabriele. Sei mai stato a Treviso? Non credo, sai. Almeno io. Con 5,33 euro. Ragazzi, dai. Dai che ci siamo. Che stiamo fateci dicendo? Chiudere sta live col sorriso. Fateci ordinare sta scritta a nero. No. Spaghettata, aglio e peperoncino, dicono. Si può fare. Ah, è stata di bravo, ma la mozzarella vegana. Un pezzo di cioè come fila? Alcune filano. Altre no. Non tutte le mozzarelle filano. Devi filare, ti porto quella che fila. La gnocchia alla Serentina fila. Pure il gondino ti portato. Scusate, c'è un pezzo di. Taffa una doccia. Un pezzo di cosa. Mica stanno a cagare, no? Eh? Va a cagare, no? No. Pensavo era proprio quelle cose. Quindi, vabbè, la dignità ci ha svelato la cifra e ha perso il suo primato, ma rimane sempre il numero uno per noi. Gnocchi, zucca e noci, Claudio, dicono. Buono, gnocchi alla zucca ho mangiato i giorni fa, al ristorante di Cacchi. No, ma penso lui dice, come si dice, conditi con la zucca. Sì. No, perché li puoi anche fare proprio di zucca. No, io conditi. Eeeh, Gabriele! Lo vedi, Gabriele? Guarda, piccoli, eh? Gabriele, mo dopo te lo aggiorniamo, eh? Ah, questa è una domanda per Claudio, vedi? Dice ma la... non era 5,33, era il doppio. Infatti è 10,66. Quindi ora saranno 11, dai. Ah sì, facciamo da forfettario. Siamo... Ah, 200, attenzione. Madonna, E ce lo sta regalando lui, Ernesto. Ci siamo. L'abbiamo superato, ragazzi! L'abbiamo superato! Ciao, Erneo. L'abbiamo superato! Che mamma mia, grazie. Che momento. Vabbè. Oh, buon neon. Buon neon. Yeah. Ragazzi, grazie mille. Brindiamo a questo neon. E speriamo che dalla prossima live, o magari quella dopo, perché ci vuole un po' per farlo. A Gabriele. A Gabriele che ci ha permesso di realizzare. È stata la goccia che ha fatto traboccare il veramente, neon. Veramente. Aia. Grazie mille, Gabriele. Nostro assoluto. Sì. Non questo so se ho visto male, ma Gabriele ha donato due volte. Sì, dovresti... Che cosa? Ah, quello bloccare. Vabbè, tanto abbiamo visto. Fallo. Blocco. Dice Sandro, ah, un grappoletto di moroidi mi può dare uno sguardo. Non c'è problema, ragazzi. Perché c'è il giuramento di poi, questa è una citazione al nostro video. Sì, so. Federico ci dice, no, non lo diceva a te. Non lo trovo qua. Provava a spiegare alle persone. Eccolo. 20, no, ma non sono 20.000 euro quelli, ragazzi. Quelle sono 20.000 stelline, Michele. Le stelline hanno, diciamo, una, un valore diverso, insomma. Sì, una, più o meno, insomma, appunto... 50 star sono quasi un euro, più le doni più valgono. Mi piace sta improvvisando. No, sto scherzando. Ragazzi, abbiamo raggiunto il neon, abbiamo mangiato, abbiamo finito, abbiamo bevuto, abbiamo brindato. Vi ringraziamo tanto a tutti quanti con i vari down che ci sono stati. È un vero piacere. Adesso la cucina è Beirut e io vado a casa. Nel fottuto Vietnam. Adesso sistemiamo. Grazie ragazzi, grazie Gabriele che ci hai fatto raggiungere il traguardo, ma grazie anche a tutti gli altri che hanno donato.
E speriamo magari nelle prossime live di avere questo neon dietro, ora lo ordiniamo subito e ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì prossimo noi però gireremo anche, quindi probabilmente non faremo la live, la faremo dopo, chissà, dopo lo facciamo dopo.